Al termine della messa per il giubileo dei catechisti, prima della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha ringraziato i catechisti per il loro impegno nella Chiesa al servizio dell'evangelizzazione e ha poi ricordato la beatificazione in Germania di Engelmar Unzeitig, sacerdote della Congregazione dei Missionari di Marienhill, ucciso in odio alla fede nel campo di sterminio di Dachau, che all'odio contrappose l'amore, alla ferocia rispose con l'amitezza. Il suo esempio, ha detto, ci aiuta ad essere testimoni di carità e di speranza anche in mezzo alle tribolazioni. Quindi il Papa si è associato all'impegno della Chiesa del Messico e della società civile in favore della famiglia e della vita, che in questo tempo richiedono speciale attenzione pastorale e culturale in tutto il mondo. E ha pregato per il popolo messicano perché cessi la violenza che in questi giorni ha colpito anche alcuni sacerdoti. Infine, ricordando la giornata mondiale del sordo che ricorre oggi, il Pontefice ha incoraggiato le persone non udenti a dare il loro contributo per una Chiesa e una società sempre più capaci di accogliere tutti.